Pronto? Alemanno, buongiorno, sono Adele Palumbo, una giornalista di Torino Cronaca, la disturbo? Sì, no, eccoci qua. Buongiorno, guardi, io la chiamo perché ci è arrivata voce che è a Torino, che è stato a Torino ieri sera, è vero? No, sono ancora a Torino. Ah, è ancora a Torino, e posso chiederle un viaggio politico, diciamo, o di piacere? No, accompagnato il figlio e mia compagna a vedere la partita della Juventus. Ah, ok, quindi, ma lei non è di fede juventina, o sbaglio? Io no, lui sì. Ah, ok, lei per chi tifa? Io sono apolide, non ho tifo calcistico. Ho capito. E posso chiederle invece come ha trovato la città, visto che è ancora qui, come le sembra? Beh, mi sembra insomma sempre bellissima, sempre l'ho trovata abbastanza in ordine. Ho girato il centro, quindi non posso dire che fare un giudizio complessivo, però insomma l'ho vista una città viva, pulita, a posto, insomma non ho visto problematiche particolari. È un commento positivo che non fa mai male. E, ma al di là della Juventus, ha incontrato qualche referente politico? Sta facendo quella che possiamo chiamare una campagna acquisti magari per il suo movimento? No, adesso no, ricominciamo dai primi di settembre e vediamo. Insomma, l'unica persona che ha incontrato, ma casualmente, è stato Massimo Massano, l'ex parlamentare di Alleanza Nazionale. Ho capito. E poi l'attività politica riprenderà a pieno ritmo lunedì, perché vado a fare una conferenza a Brindisi e da là ricominciamo, insomma. Ma rispetto invece proprio alla nascita del suo movimento, a Torino ha del seguito? Magari è un ambiente che conosco meno, però c'è terreno fertile perché possa crescere anche da noi, fermare la guerra? Sì, nel senso si sono costituiti alcuni comitati, alcuni comitati periferici del comitato a fermare la guerra, e di conseguenza stanno nascendo quelli del forum di Repressione Italiana, no? Perché noi abbiamo fatto due passaggi diversi, per cui sostanzialmente in base a questi due passaggi siamo passati da un tema solo sulla guerra a un tema di carattere più generale. Però ovviamente oggi quello che nomina nella politica locale è ovviamente la scadenza delle regionali, per cui tutto ruota attorno a questa sfida qua, e quindi diciamo che la situazione soprattutto a Torino è un po' bloccata da questo aspetto pendente. Trova difficile immaginare per le europee e per le regionali un movimento parallelo a Fratelli d'Italia che possa avere contenuti vicini a quelli di fermare la guerra? Sì, è possibile, anche se non è certo. Ci siamo dati alcune scadenze a ottobre, allora, come forum indipendenza italiana, mi raccomando, il comitato è un'altra cosa, è un'organizzazione contro la guerra. Il forum indipendenza italiana sostanzialmente si è data scadenza a ottobre per decidere se costituirsi un vero e proprio movimento, e dopodiché forse dal movimento decideremo se siamo già pronti a completare le politiche, salvo che ovviamente la Meloni non faccia un netto cambiamento politico, soprattutto sulla vicenda della guerra in Ucraina, su questo posizionamento iperatlantico, e allora in quel caso lo vedremo, però se continua su questa strada fare qualcosa di alternativo è inevitabile. Quindi l'ipotesi di un nuovo partito è più che concreta, insomma. È un'ipotesi, certo, più concreta, però dobbiamo verificare quante forze mobiliteremo, quanti spazi, quante risorse, eccetera, in maniera tale che sostanzialmente capiremo un attimo se possiamo farlo oppure no. E i suoi rapporti con Giorgia Meloni come sono ultimamente? Vi volete ancora bene come quando lei era sindaco di Roma, o si è un po' raffreddato il rapporto? No, non ci sono rapporti, ci siamo salutati un anno e mezzo fa, ho fatto per strada. Per adesso si sarà ancora, adesso in autunno vedremo un attimo, la solleciteremo per vedere se c'è spazio per un confronto, per un dibattito, ma sarà un discorso esclusivamente politico, non personale, tantomeno elettoralista. Cioè, l'obiettivo non è quello di trovare un seggio elettorale, l'obiettivo è di capire se in questo governo c'è la disponibilità a una profonda revisione di linea politica, anche perché secondo noi su questa strada il governo rischia di andare a sbattere, non è solo una linea sbagliata, ma anche una linea
sostanzialmente impraticabile. Certo. Diamo se vuole, se può, dei voti al governo, ad esempio sul rapporto con l'Europa. Sul rapporto con l'Europa 5, nel senso che troppo, è un rapporto troppo accondiscendente, ci si aspetta troppo dall'Europa che non sta dando nulla. Cioè, nel senso che anche dal punto di vista del patto di stabilità si rischia di avere una delusione notevole, un rischio fortissimo della legge di bilancio. La gestione invece dei flussi migratori, su cui comunque il governo si è speso particolarmente da quando è insediato? Purtroppo anche lì siamo insufficienti, cioè siamo diciamo tra il 4 e il 5, perché sono stati fatti molti tentativi ma risultati zero. Reddito di cittadinanza, che anche qui so che lei, in quanto esponente storico della destra sociale, è particolarmente sensibile al tema. Gli diamo 5, perché non si può abolire il reddito di cittadinanza senza costituire un'alternativa valida. Beh, però lievi insufficienze, ancora buono, diciamo. Come? Lievi insufficienze, ancora buono, 5. Diciamo. 5. Ok. E in generale, nell'impegno a mantenere le promesse della campagna elettorale? Purtroppo qui siamo a 4, nel senso che è un'inversione totale. Se vuole qualche sufficienza la possiamo trovare sulla politica fiscale, dove la riforma fiscale gli possiamo dare un 6, perché è una riforma con un buon impianto, anche se tutto da definire e da realizzare, e possiamo anche dare un 6 alla politica agricola, di cui sono abbastanza esperto, perché comunque si muove la chiave della zona internazionale, e secondo me un 6,5 per quanto riguarda il PNRR, dove si sta cercando di salvare una situazione veramente difficile. Un'ultima domanda più locale, come vede la candidatura di Alberto Cirio come candidato del centrodestra alle regionali in Piemonte? Ma penso che sia la candidatura naturale. Cirio ha fatto bene, ha gestito bene, uno dei migliori governatori regionali, per cui credo che sia assolutamente naturale. Credo che dipenda solo da lui, che non si faccia tentare dalle europee.